Lei 8 anni fa dovete compiere una scelta o la stessa scelta di fronte alla quale si trova oggi il Presidente del Consiglio Conte, cioè formare un partito proprio. Lei glielo consiglierebbe e sarebbe utile per contrastare il sovranismo? Punto. Prima di tutto non gli darei nessun consiglio, non ne ha bisogno. Secondo, consigliare rispetto a quale obiettivo? Quando io ho fatto quella scelta, se io avessi dovuto consigliare me stesso in base al mio interesse personale, ovviamente non l'avrei fatta. Se come ho fatto, avessi consigliato me stesso in base a quello che io pensavo essere l'interesse dell'Italia, l'avrei fatta. Le due situazioni comunque sono profondamente diverse. Io non avevo bisogno di elezioni essendo già senatore a vita e tutti mi dicevano, essendo di lì a 3-4 mesi l'elezione a capo dello Stato, mi dicevano tu stai fuori, stai tranquillo. E diventerai probabilmente il successore di Napolitano. Ma io ho pensato e rifarei la stessa cosa dal punto di vista della valutazione dell'interesse del paese, che noi stavamo andando incontro già nel 2013, non nel 2018, come poi è successo, a una maggioranza populista, sovranista, antieuropea. E questo dopo che per un paio d'anni gli italiani, con il mio governo e con lo schieramento quasi unanime del Parlamento, avevano fatto grossi sacrifici per mettersi su una certa strada. Ecco, ma non Per c'è cui questo io. rischio anche oggi, senatore Monti? Beh, diciamo, adesso comunque sia, non so come lo possa valutare Conte questo rischio, perché lui è stato il guidatore in una prima fase della maggioranza del 2018. E quindi non so se gli abbia fatto orrore quella maggioranza che lui ha guidato per un anno, come faceva orrore a me nel gennaio del 2013, pensare che una Perché ha maggioranza qualche simile. dubbio sull'antisovranismo di Conte? In questo momento, già da un anno, è chiaramente antisovranista, però Conte presenta, a mio modesto parere, il vantaggio e lo svantaggio che non si sa quale sia la sua visione. È sicuramente di grande maestria nell'uso degli strumenti e l'ha dimostrato in un modo sorprendente. Ma non gli si conoscono delle convinzioni forti su quale debba essere Allora, e è questo. quindi io penso però che dentro di lui un'idea di qual è l'interesse generale d'Italia ce l'abbia, l'unico consiglio che gli darei è segui quella. È un buon consiglio.